Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un secondo gameplay di Borderlands. Sono andato un pochino avanti, ho recuperato qualche arma interessante e sono sempre senza proiettili, ovviamente. Allora, ho incontrato lo scienziato che mi ha dato delle altre missioni da fare. Oh cazzo. E quindi, però ogni nuovo salvataggio, quando si spegne il gioco, bisogna ritornare al punto di sbarco praticamente della missione. Ci sono munizioni fortunatamente per la pistola, è una pistola automatica questa, e la parte buona è che è automatica, la parte cattiva è che ovviamente consuma un botto di proiettili. No. Eccoci qua. Ok. Ne sento uno. Ah, non c'è, ok. Non c'è più nessuno qui. Andiamo a vedere. Ottimo, un bazooka. Credo servirà abbastanza più avanti. Allora. C'è ancora qualcosa? No, niente. E andiamo avanti. Cervello di zoom. Oh, cazzo. Allora. C'è parecchia azione qui. Il guaio di questo gioco è che sono poche munizioni. Poche munizioni e molti molti nemici. Andiamo ad equipaggiare la nostra pistola. Fortunatamente qualche munizione la riusciamo a trovare in giro. E ora mi troverò nel posto dove nello scorso episodio ho liberato delle torrette tra poco. Qua fortunatamente c'è qualcosa di interessante, no? Allora. Vediamo. Potrei tagliare di qua. Soldi, munizioni, nemmeno a parlare. Kit medico piccolo, ottimo. Vediamo qua se si trova qualcosa. Niente, ci conviene tagliare di qui. Tagliamo di qua e vediamo se si vede qualche nemico. Molto molto carino questo gioco, veramente molto interessante. Allora, chiave di Insta Energia, ottimo. Qui sembra che non ci sia nessuno. Sembra. E infatti c'è qualcuno. Allora, vi consiglio sempre di mettervi su un posto abbastanza riparato e di ammazzarli. Se non tutti, almeno quelli che si avvicinano. Oh cazzo. Il mouse è pesantuccio questo qui. Ok, allora. Ovviamente con questi spari me li sto attirando tutti addosso. Ok. Oh cazzo. La pistola conviene sempre perché è sempre più veloce. Allora. Sì,
Senza colpi, perfetto, insomma. Aia, qua continuano. Continuano ad arrivare. Speriamo che sotto ci siano dei colpi. Ho sbagliato però a passare di qua e non passare per il distributore di munizioni. C'è giusto qualcosina per la pistola, qualche munizione qui. Vediamo. E seguiamo gli obiettivi. Nella parte che ho saltato c'era... Oh. C'era una parte molto molto interessante in cui sono dovuto entrare nel nascondiglio del dottor Zed. Zed è quello normale di dottore, non quello che ha creato gli zombie. Allora, dovrei andare all'ospedale. Entrata segreta, quindi l'ospedale è qui, l'entrata segreta dovrei trovarla lì, si spera almeno. Sto prendendo di tutto, così cercherò di vendere qualcosa. Vediamo se si trova questa entrata segreta. Quando esplorate un posto, mettetevi sempre in alto. Dovrebbe essere qui l'entrata. L'entrata segreta. E come? Come ci si sbaglia qua? Kit medico piccolo mi serve. Cazzarola. E dai. E no, dai. Allora. Ah, finalmente. Fiala di Insenergia. Perfetto, serviva. Allora, recuperiamo tutto quello che c'è qua in giro. Vediamo che abbiamo trovato. Di munizioni per la pistola ne ho pochissime. Ho trovato tutti i fucili praticamente. Tutti i fucili. Oh, no. Vediamo se si trova qualcosa qui avanti. Pistola, soldi, fucile, insenergia. Pistola, perfetto. Soldi, perfetto. Perfetto, perfetto. Andiamo a vedere qui davanti e poi una volta trovato l'ingresso segreto, andiamo a vedere di recuperare l'antidoto. Allora, dovrebbe essere qui davanti, la pistola è carica, che credo che ci sia qualche avversario qui avanti. Per ora nessuno. Per ora. Sto giocando solo con l'audio della mia voce. La musica è in cuffia. Qui credo che si possa salvare. Sì. Perfetto. E io devo andare da quella parte. Quindi non credo che serva la barca. Sì, serve la barca. Ma non l'avrei mai detto. Allora, munizioni.
Queste sono per la pistola, sono a posto. Andiamo a vedere il miglioramento per la pistola, però. Non me lo posso permettere. E vabbè. Ho fatto una cazzata praticamente, perché qua è pieno di munizioni. E io le ho comprate. Ottimo. Perfetto, insomma. Stavo per cadere giù. Almeno non ho comprato quelle per il fucile. Già mi sembra tanto, molto. Allora. Vediamo se troviamo questo entrato, se ho sbagliato strada. Allora, no. No! Sono salito di un livello nel frattempo, però credo di aver sbagliato perché l'entrata deve essere segreta sì, ma ahia, vicino all'ospedale, non da tutt'altra parte, quindi. Torniamo indietro e andiamo a vedere di trovare l'entrata giusta. Allora, eccoci qua, senza munizioni, perfetto, insomma. Ne ho trovate appena 18. Allora, ci segna da quella parte. Munizioni. No. Questi cosi volanti che non sopporto. Con il fucile è abbastanza difficile acchiappare questi cosi. Sempre senza munizioni, praticamente. Perfetto. Li ho distrutti tutti questi cosi maledetti qua. Allora, no. Ce n'è. Dai. Dove sono gli altri? Perfetto. Morti tutti. E io direi di andarci ad affacciare ora. Ho trovato un sacco di munizioni. Fortunatamente. Vediamo questo nascondiglio. Dove ci porta? 21 dollari. Dovrebbe essere qui dietro.
Sì, perfetto. Entrata segreta trovata. Quindi ora dovremmo andare a cercare l'antidoto. L'antidoto del dottore per il dottore. Kit medico. Non ho abbastanza spazio, va bene. L'avamposto in collina, aia, c'avevo i primi. Ragazzi, direi di interrompere qui e di vederci al prossimo gameplay. Ciao!